Care ragazze e cari ragazzi, sono davvero lieta di darvi il benvenuto a nome mio personale e di tutta la comunità Sapienza Università di Roma, il più grande ateneo d'Europa. Con oltre 120.000 iscritti tra studentesse e studenti e circa 8.000 tra docenti, ricercatrici, ricercatori e personale tecnico, amministrativo, bibliotecario, la Sapienza è una delle più importanti realtà universitarie in Italia e nel mondo, con 58 dipartimenti, 11 facoltà, aule didattiche e laboratori all'avanguardia, impianti sportivi, musei, sale lettura, biblioteche aperte H24, gli spazi all'aperto e luoghi di condivisione. Il tutto accolto nel più grande campus universitario cittadino in alcuni edifici storici di Roma e di altre città del Lazio. Un'offerta didattica caratterizzata da circa 300 corsi di laurea, tra quelli triennali, magistrali a ciclo unico, in lingua italiana e in lingua inglese, tra i quali, solo per citarne alcuni, quelli dedicati agli studi classici, per i quali Sapienza anche quest'anno ha confermato il proprio primato mondiale, e quelli in archeologia, fisica, diritto e studi storico-religiosi, che collocano il nostro ateneo tra le prime 50 migliori università nel mondo. In oltre 700 anni di storia, la Sapienza ha avuto il privilegio di ospitare alcune delle personalità più rilevanti nel panorama nazionale e internazionale del mondo, della cultura, delle scienze e delle arti in genere. Accanto a docenti illustri come Niccolò Copernico, Giuseppe Ungaretti e Stefano Rodotà, Sapienza annovera ben 8 premi Nobel, tra i quali Guglielmo Marconi per la fisica nel 1909, e Daniel Bové per la medicina e la fisiologia nel 1957 e Giorgio Pairisi, l'ultimo, per la fisica nel 2021. Ad essi si aggiungono inoltre i numerosi alunni eccellenti, tra i quali mi fa piacere ricordare il politico e uno dei padri fondatori dell'Europa, Altiero Spinelli, la giurista Rosa Oliva, l'attore e regista romano Carlo Verdone, la campionessa olimpionica di vela Caterina Banti e il paleologo e divulgatore scientifico Alberto Angela, nonché donne e uomini che ricoprono attualmente alcune tra le più alte cariche istituzionali in Italia e in Europa, tra i quali il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi. Il futuro è passato qui. Questo è il motto della nostra Sapienza: custodire il passato, valorizzare il presente, ma soprattutto progettare e guardare al futuro. È per questo che da anni stiamo investendo risorse per promuovere la ricerca scientifica delle nostre ricercatrici e dei nostri ricercatori, per offrire proposte didattiche innovative che permettano alle nostre studentesse e ai nostri studenti di essere ancora più competitivi nel mondo del lavoro contemporaneo e infine per favorire lo sviluppo di una società più vicina alle persone, che sia equa, inclusiva e contro ogni forma di discriminazione. Care ragazze e cari ragazzi, la scelta che vi apprestate a prendere è senza dubbio uno dei momenti fondamentali nella vita di ogni persona, ma qualsiasi sia la vostra decisione sull'università da frequentare o sul corso di studi da intraprendere, è fondamentale che tali scelte vengano prese con serenità e nel rispetto delle proprie aspirazioni personali e professionali. È per questo infatti che Sapienza organizza numerose attività di orientamento anche nelle scuole e di tutorato durante l'intero percorso di studio, perché fare una scelta consapevole oggi significa innanzitutto essere protagonisti domani. Nel rivolgere quindi i miei migliori saluti a tutte e a tutti voi, auspico di potervi incontrare presto tra i viali del nostro studio Murbis, quali nuovi componenti della grande comunità Sapienza. I corsi di laurea di quest'area rappresentano la scelta ideale sia per chi è attirato dall'idea di lavorare in un laboratorio,
progettando nuove molecole o nuovi metodi d'analisi e gestendo strumentazioni complesse, sia per chi, dando rilievo all'importanza del rapporto umano, decide di lavorare a stretto contatto con il pubblico in una farmacia. Le basi scientifiche e la preparazione teorica e pratica rendono i laureati dell'area farmacia indispensabili oltre che nell'ambito dell'innovazione, produzione, controllo e dispensazione dei farmaci in molti altri settori: prodotti dietetici, cosmetici ed erboristici, prodotti diagnostici e chimico-clinici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari. Essi trovano impiego in tempi generalmente molto brevi, sia nelle aziende private come farmacie, distribuzione all'ingrosso dei medicinali, industrie farmaceutiche, cosmetiche e alimentari particolari, aziende agrarie, industriali, mediche o veterinarie, impianti per lo smaltimento dei rifiuti e nella pubblica amministrazione. Il profilo professionale del laureato nei corsi di area farmaceutica è quello di un operatore sanitario che, nell'ambito delle sue competenze scientifiche e tecnologiche multidisciplinari, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi posti dal Servizio Sanitario Nazionale per rispondere adeguatamente alle mutevoli esigenze della società in campo sanitario. Allora ragazzi, ragazze, buongiorno a tutti, benvenuti anche da parte mia. Sono Tiziana Pascucci, prorettrice per le politiche di orientamento e tutorato. Insieme alle facoltà organizziamo tutte le attività, non solo come queste per l'accoglienza, ma per il tutorato durante tutto il vostro percorso e l'accompagnamento poi in uscita. Vi saluto e vi accolgo anche con il nostro portale, diciamo manteniamo le cose buone che abbiamo sviluppato durante la pandemia. Abbiamo fatto orientamento a porte chiuse con l'aula 2 anni fa completamente vuota, l'anno scorso posti contingentati a 1/3, quindi ci piace molto vedere invece che siete tornati numerosi presso i nostri spazi, ma manteniamo attivo e aggiornato il portale, dove non solo trovate le giornate di porte aperte e quindi potete rivedere tutte le presentazioni che si sono susseguite in questi giorni. Oggi questa è l'ultima giornata, abbiamo i musei aperti, il pomeriggio dalle 5 cioè avete anche la possibilità di andare a sbirciare le prove a teatro e gli spettacoli teatrali, insomma siamo tutti pronti ad accogliervi nella nostra diversa comunità così grande, ma nella quale vi posso assicurare che non vi perderete, perché seguiamo con molta attenzione da diverso tempo gli studenti. Come dice qualcuno, la vita è nuotare in un oceano, è meglio incominciare a nuotare dentro Sapienza, che è un grande mare, piuttosto che imparare a nuotare in piscina. Siamo grandi, abbiamo una grande storia, siamo il più grande Ateneo d'Europa, 120.000 studenti, circa 300 corsi di studio. Queste sono le nostre dimensioni, ma abbiamo anche tante altre attività con cui vi potrete confrontare. E se una volta scelto il vostro percorso di studio avete anche meno di 21 anni, avete preso più di 90 alla maturità, affacciatevi anche allo stand della Scuola Superiore di Studi Avanzati, perché potrete partecipare anche alla selezione dei posti disponibili, avere accesso a una residenza gratuita, borse di studio e quindi aggiungere al percorso formativo anche un'attività di convivenza con studenti di altri corsi, per un'attività appunto formativa aggiuntiva. E finisco col chiedere quanti di voi hanno preso la nostra sacca di Sapienza. Noi vorremmo che usciste tutti da porte aperte con il nostro gadget, ve lo dico solo perché dagli stand ci hanno fatto notare un po' di resistenza a prendere il nostro gadget, ma è gratuito, trovate a parte il quaderno, la penna, la sacca che l'estate sono sempre utili, anche il libretto con i QR code con tutti i bandi di vostro interesse. Quindi vedo che qualcuno ce l'ha, però insomma è materiale che l'università mette a disposizione per voi. Buon orientamento a tutti e lascio subito la parola ai colleghi, così non rubo altro tempo. Grazie e buona giornata. Buongiorno a tutti e, come diceva la prorettrice Pascucci, è bellissimo rivedervi qui dentro. Sono 2 anni e
ci siete mancati, ragazzi, veramente, perché noi senza di voi non siamo nulla. Quindi un applauso intanto a voi, perché ci siete, perché siete potuti ritornare, perché fino adesso ci siamo visti attraverso il computer, attraverso le Meet, le varie piattaforme, ma poi chi teneva sempre la telecamera spenta, non sai chi c'è dietro, non sai cosa sta facendo, ti accende il computer per darti il contentino, per far vedere che c'è, ma in realtà magari sta a fare altro. Cioè, questa è la vita, ragazzi, è vedersi occhio per occhio, faccia a faccia. Quindi è una cosa bellissima e a noi mancava. Mi ricordo alla fine del lockdown, quando siamo timidamente ritornati nei nostri istituti, dovevamo venire con l'autocertificazione che stavamo facendo una cosa che dovevamo fare per forza, altrimenti non si poteva entrare, maggio-giugno 2020. La università deserta, senza nessuno, non l'abbiamo mai vista così, ma neanche di domenica, perché di domenica vengono a portare i ragazzini col carrozzino oppure i cani a spasso. Quindi una cosa impressionante. Stiamo ripartendo, non ho detto siamo ripartiti, eccola, stiamo ripartendo, però questo anche grazie alla nostra rettrice. Si era dimenticata la rettrice una cosa che forse lei non vi poteva dire, ma io ve lo posso dire, in oltre 700 anni di storia forse era il momento di una rettrice, no? Quindi vi chiedo di fare un grosso applauso alla nostra rettrice per questo, che sta dando un impulso nuovo a tutta l'Università Sapienza. Siamo i più grandi d'Europa, 120.000-130.000 studenti, quindi chiaramente, diceva prima la prorettrice Pascucci, un mare. Attenzione però, perché in questo mare non vi perdete. Ci sono gli istruttori di nuoto che vedete qui in fila per quanto riguarda l'area farmaceutica e biotecnologia. Sono loro che vi mettono i braccioli e vi insegnano a nuotare e a navigare in questo mare, perché in effetti Sapienza è grandissima, non è solo la città universitaria, ha tanti altri luoghi all'interno di Roma e anche fuori, perché poi c'è il Polo Pontino, Polo Reatino, eccetera, eccetera. Quindi si è allargata tantissimo, ma sicuramente avrete delle guide ad hoc, a seconda del corso che sceglierete, che non vi faranno perdere in questo marasma. Chiaramente loro sono gli istruttori di nuoto, ma poi gli apprendisti istruttori li trovate ai Gabbiotti. Se andate ai Gabbiotti a vedere lo stand di farmacia e biotecnologie, trovate tutti i nostri ragazzi che vi daranno tutte le informazioni che vorrete dal punto di vista pratico. Soltanto per darvi soltanto un'idea, oltre che appunto il saluto generale, un'idea sui nostri corsi. I nostri corsi hanno una caratteristica principale che gli altri non hanno. Quando prima la prorettrice Pascucci faceva vedere il portale e io vedevo tutta la lista delle facoltà accanto e quindi pensavo ai vari corsi, non tutti i corsi in Sapienza hanno una caratteristica che invece noi tutti giudichiamo fondamentale, che è la multidisciplinarietà. I nostri corsi sono tutti multidisciplinari, cioè sono una commistione in vari gradi di vari ingredienti che vengono cucinati però in modo e salse diverse. Quindi ognuno di voi, se è interessato, se state qui, siete interessati all'area farmacia e biotecnologie, ognuno di voi potrà scegliere nell'ambito della nostra offerta, del nostro portafoglio di corsi, potrà scegliere quello che più gli si aggrada, che si confà di più a quello che sono anche le sue conoscenze e i suoi interessi, perché poi da qui parte la vostra vita. Con la laurea parte la vostra vita professionale. Io vi ho preparato un'unica slide, proprio per accorciare, in cui mi sono divertito a distinguere i nostri corsi a seconda un po' di come questi ingredienti principali vengono amalgamati e vengono quindi fusi insieme. Gli ingredienti principali dei nostri corsi sono sicuramente le discipline chimiche, biologico-mediche e la parte tecnologica e informatica, ma queste
tre, ve l'ho radunata in tre, si potevano fare anche più porzioni, però poi diventava complesso. Questi tre ingredienti principali vengono, come vedete, inseriti in modo diverso, con percentuali diverse a seconda dei vari gruppi. Per cui vi piace più un'impronta chimica, sicuramente vi dovrete rivolgere a chimica e tecnologie farmaceutiche, CTF, oppure, se volete la triennale, a scienze farmaceutiche applicate, SFA, o a farmacia, o anche a biochemistry, e poi sull'ultimo corso sentirete cose un po' a parte. Per la parte biologica, chiaramente biotecnologie mediche, che è una laurea più due, quindi una specialistica, fa la parte del leone, la parte delle discipline biologico-mediche, con una piccola presenza delle altre, e così via. Bioinformatics, ovviamente, vede la parte biologica, ma vede ancora di più una parte tecnologica e informatica. Quindi è un po' un rimescolare gli stessi ingredienti in percentuali diverse a seconda anche della vostra sensibilità e dei vostri interessi. Quindi, questo è il nostro portafoglio. In merito a questo potrete scegliere, ora sentirete poi le presentazioni corso per corso, quindi saranno ovviamente più dettagliate, questo è soltanto un volo d'uccello, tanto per farvi vedere un attimo di che cosa si tratta, di che cosa consiste la nostra parte di offerta formativa. E poi quindi potrete scegliere, anche andando ai Gabbiotti, a chiedere ulteriori spiegazioni e notizie. Lascio la parola alla professoressa Mariangela Biava, che è il vicepreside della Facoltà di Farmacia e Medicina, alla quale afferiscono in tutto o in parte, perché alcuni corsi sono interfacoltà, comunque in tutto o in parte afferiscono i corsi dell'area Farmacia e Biotecnologie. Grazie. Professoressa, prego. Aspetta, aiutami qua. Allora, buongiorno a tutti, anche io farò una presentazione molto veloce, lasciando lo spazio ai miei colleghi, giusto per approfondire quello che ha detto la prorettrice e quello che ha detto il professor Mai relativamente agli ingredienti dei nostri corsi, vi li volevo presentare nella tipologia in cui sono, perché appunto alcuni sono lauree triennali, alcune sono lauree magistrali, alcune sono lauree magistrali a ciclo unico. Quindi hanno delle differenze e questo giustifica la composizione dei vari ingredienti chimici, biologici e informatici, diciamo, che sono in esse presenti. Intanto, per dire, Sapienza ha 11 facoltà, noi rappresentiamo una di queste e nell'ambito della nostra facoltà ci sono 4 aree, quindi oggi descriviamo soltanto l'area farmaceutica e biotecnologica. Allora, di questi corsi abbiamo detto ci sono varie tipologie. Ci sono 2 corsi di laurea magistrale a ciclo unico, queste durano 5 anni, sono definite come LM13, questa è la definizione a loro data, il codice a loro riservato, e sono la laurea in farmacia e chimica e tecnologia farmaceutiche. Queste due forse sono quelle, insieme alla prima triennale che poi farò vedere, che hanno più chimica rispetto alle altre, ma tra le due, chimica e tecnologia farmaceutica, dal nome stesso potete capire, ne ha una percentuale maggiore. Poi abbiamo 4 corsi di laurea triennale, tra cui scienze farmaceutiche applicate, che ha una buona dose di chimica, ma sono organizzate in modo diverso, cioè si diciamo consentono successivamente o di andare nel mondo del lavoro oppure di approfondire ulteriormente gli studi iscrivendosi a una magistrale o a seguire dei master o delle specializzazioni ulteriori. Quindi abbiamo scienze farmaceutiche applicate, biotecnologie che ho riportato in nero perché non se ne parlerà nello specifico, ma il professor Tripodi vi illustrerà perché è la base di quello che sono poi le biotecnologie farmaceutiche e mediche, che sono 2 lauree magistrali, quindi sono il più 2 che si, diciamo, da cui naturalmente in genere si accede dopo aver fatto la laurea triennale in biotecnologie. Poi abbiamo bioinformatics, che è interamente in lingua inglese, dove dal nome stesso capite che c'è una grossa percentuale di parte bioinformatica. Molecular Biology, Medicinal Chemistry, Computer Science for Pharmaceutical Applications, questa è l'ultima laurea, abbiamo appena è appena nata, è nata neanche un mese.
È proprio l'ultima nata, è nata un mese fa, quindi inizierà l'anno prossimo. Questa è anche essa interamente in lingua inglese e avrà come sede Latina. Poi abbiamo tre corsi di laurea magistrale che sono biotecnologie farmaceutiche, biotecnologie mediche e biochemistry, che anche se è interamente in lingua inglese. Quindi a seconda del percorso e di quello che più vi interessa potrete scegliere chiaramente le varie tipologie di laurea a cui iscrivervi. Ci tengo a dire che come facoltà quest'anno abbiamo messo su un bel progetto relativamente all'orientamento e tutorato che ha visto partecipi molti di noi, questo proprio per rispondere a quello che è il grido di dolore dell'Italia all'interno dell'Europa, che ha il minor numero di laureati, cioè o quantomeno quasi, perché solo, dopo di noi c'è solo la Romania, e quindi un progetto che punta ad avere un 45% di laureati nel 2030. Quindi in Italia si sono riscontrate, forse causa anche la pandemia, delle notevoli carenze non solo culturali in generale, ma in particolare nella lingua italiana e in matematica. Pertanto questo progetto vuole portare al superamento della percentuale di abbandoni, cioè all'abbassare la percentuale di abbandoni che abbiamo riscontrato in Sapienza nelle lauree triennali, e di evitare il ritardo. Abbiamo visto che ci sono in molti corsi almeno 2 anni di ritardo. Quindi le attività di orientamento e tutorato che abbiamo messo in atto sono quelle con l'orientamento di favorire l'accesso agli studi universitari. A voi probabilmente non interessano più, o forse qualche attività di questo tipo l'avete potuta seguire, purtroppo la pandemia ha messo molti paletti, ma prima riuscivamo a fare qualche cosa, ma soprattutto quella di tutorato, cioè quindi quella che è rivolta a voi che entrerete comunque nella nostra facoltà. In particolare, quindi, quello che noi abbiamo messo in atto dei vari progetti di tutorato che potevano essere sviluppati, quello in ingresso, in itinere e quello didattico. In ingresso è anche quello che stiamo facendo adesso, ma così come quando vi iscriverete ai vari corsi di laurea avrete dei tutor che vi spiegheranno bene quello che è il corso e quelle che sono le prerogative e le particolarità e anche le criticità del corso, in itinere negli anni successivi se ci sono delle problematiche con alcuni corsi di insegnamento, e didattico di supporto proprio su alcuni corsi che sono magari stati particolarmente ostici per alcuni di voi. Quindi in questo modo speriamo di riuscire a far completare i corsi di studio nei tre anni, nei 2 anni o nei 5 anni a seconda della tipologia di laurea senza grosse problematiche. Con questo ho finito, penso di aver rispettato i miei 5 minuti, faccio in bocca al lupo a voi e do anche il benvenuto al primo relatore, che è la professoressa Calafa. Sì, carità. Tendenzialmente se stiamo in piedi. Ti volevo togliere la sedia. Ok. Questa distanza. Ben trovati, benvenuti. Togliersi la mascherina è una cosa che ancora mi mette un pochino a disagio, ma sto tornando ad abituare. Io sono il presidente del corso di laurea del corso di farmacia e sono la professoressa Carafa. Come vi ha già detto la rettrice, il futuro è passato da qui, quindi questa è un'università che ha una lunga storia e in questa lunga storia di Sapienza si inserisce praticamente fin dall'inizio, dalla costituzione della città universitaria negli anni 30, il corso di laurea in farmacia. Quindi un'università antica, un corso di laurea, diciamo così, consolidato. Il simbolo della nostra professione, della professione del farmacista, è quello che si chiama il caduceo, ovvero quello che vedete raffigurato, due serpenti che individuano il veleno e il rimedio per il veleno e
il bastone alato, che è il farmacista, che è quello che è in grado di governare gli effetti, diciamo così, e di controllare gli effetti dell'uno e dell'altro. Vi ho inserito, per presentare il corso e la professione del farmacista, alcune delle dichiarazioni che sono state fatte in questi ultimi 2 anni, in cui purtroppo la pandemia ha fatto diventare la professione del farmacista una professione che è venuta alla ribalta, come tutte le professioni sanitarie. Come vi ha detto la professoressa Biava, è un corso a ciclo unico, cioè dura 5 anni, ed è un corso riconosciuto dalla Comunità Europea. In particolare, questo corso, anche se non so se questo interesserà voi immediatamente in quanto matricole di questo anno, è diventata da poco una laurea abilitante, cioè vi dà la possibilità, al termine del percorso, non solo di essere dottori in farmacia, ma di essere immediatamente farmacisti, cioè pronti per il mondo del lavoro. Al momento non è ancora così, quindi al momento vi iscrivete, vi laureate dottori in farmacia e dovete sostenere dopo la laurea l'esame di Stato per essere abilitati alla professione. Come vedete e come vi hanno già detto, gli sbocchi professionali del laureato in farmacia sono ovviamente il lavoro in farmacia, ma i luoghi e le attività in cui le competenze e le conoscenze del farmacista trovano posto sono molteplici. Il corso di laurea in farmacia prevede, quindi le materie che voi studierete sono suddivise in materie di base, cioè quelle che costruiscono la base della vostra conoscenza, della vostra formazione professionale, caratterizzanti, che saranno quindi poi le materie che vi aiuteranno a costruire invece le abilità e le competenze necessarie per la professione, e degli opzionali, 4 esami che sceglierete voi e vi aiuteranno a costruire, in base alle vostre, preferenze, il vostro percorso formativo. Dal secondo anno partono 4 laboratori didattici. La frequenza, i corsi di laurea, la frequenza alle lezioni e ai laboratori è obbligatoria. Per entrare un pochino nel dettaglio, per diventare un pochino più tecnici e quindi capire, un po' il linguaggio che parlerò e useranno i relatori che mi seguono, come si misura l'impegno dello studente universitario? Si misura in crediti formativi. I crediti formativi sono proprio l'impegno che il ragazzo mette nell'affrontare lo studio per un esame. Il credito formativo sono 25 ore, circa un terzo, quindi 8 ore, sono le lezioni frontali, quindi l'impegno che lo studente affronta per seguire le lezioni. Magari potrebbe andare anche avanti la presentazione. Per conseguire il titolo di studio dovete acquisire 300 CFU. All'interno di questi 300 CFU, oltre a quelli che acquisirete sostenendo gli esami, ci sono 30 CFU che si acquisiscono con un tirocinio professionale. Un tirocinio professionale obbligatorio che potete svolgere nelle farmacie aperte al pubblico, nelle farmacie ospedaliere e con la nuova norma che è stata appena approvata anche nelle farmacie delle ASL. Ed è proprio la presenza di questo tirocinio professionale obbligatorio all'interno del percorso è quello che ha consentito di trasformare la laurea in farmacia in una laurea abilitante, come è diventata quella di medicina. Gli esami, come vi dicevo, sono contraddistinti in materie di base e materie caratterizzanti, come vi hanno già detto, un percorso multidisciplinare tra le materie chimiche e le materie biomediche. Tra gli esami opzionali, cioè il percorso formativo che voi appunto sceglierete, abbiamo cercato di inserire delle materie che vi possano aiutare a rendere la vostra preparazione più efficace, per la nuova figura del farmacista. Non mi dilungo sulle competenze che potete trovare però sul sito
del nostro corso, e quindi anche questo vi dà un'idea di quanti sono i luoghi nei quali potrete mettere a frutto il vostro studio. Al termine del percorso formativo è obbligatorio preparare una tesi di laurea, che può essere compilativa e sperimentale. Le tesi sperimentali si possono svolgere sia presso i laboratori del nostro Ateneo o di altri Atenei, nel caso della farmacia anche nelle farmacie private o nelle farmacie ospedaliere, in altri enti di ricerca, sia pubblici che privati, e nelle aziende, anche se i farmacisti raramente scelgono l'azienda per sviluppare la loro tesi sperimentale. All'interno del percorso formativo, ma questo vale per tutti, è possibile sfruttare l'enorme opportunità del periodo di mobilità all'estero offerto dal programma Erasmus+, e dallo scorso anno abbiamo inserito nel nostro corso di laurea la possibilità di frequentare un percorso di eccellenza, cioè per gli studenti particolarmente meritevoli, accedendo ad un bando e quindi venendo selezionati, si può scegliere, diciamo così, di aggiungere delle attività formative al proprio percorso. Molto brevemente, anche qui, questi sono i dati sull'occupazione dei farmacisti per i laureati Sapienza. Come vedete, sia i dati di occupazione, che si aggirano comunque dopo 5 anni intorno al 90%, sono anche interessanti i dati relativi a quanto gli studenti intervistati hanno ritenuto funzionale il loro percorso di studi poi all'esercizio della professione, e anche qui il dato si aggira intorno al 90%. Tutte le informazioni sono presenti sul sito dei corsi, nel catalogo dei corsi di studi, il corso di farmacia. Poi, se ci vogliamo addentrare, in tutte le informazioni che trovate alla voce appunto contatti, potete trovare anche i riferimenti a cui fare domande più approfondite via mail o in persona. Spero di essere stata rapida ma esauriente, e spero di vedervi nelle nostre aule. Grazie alla professoressa Carafa, presidente del corso di studio di farmacia. Quello che ha detto sull'occupazione è molto importante. Cercano i farmacisti come il pane. Quindi, no, ci sono problemi anche, perché sono problemi seri, perché li cercano ma non li trovano. Quindi, tanto da farci riflettere anche sul numero programmato. Per cui, questa è una cosa molto importante, secondo me, da tenere molto in considerazione. L'esame di Stato vi abilita a farmacisti, e potete accedere all'esame di Stato, oppure diverrà abilitante, sia la laurea in farmacia che la laurea in CTF, chimica e tecnologia farmaceutica. La professoressa Casadei è appunto la presidente di CTF, chiamiamola in maniera confidenziale, come fossimo già grandi amici, no? Con questi corsi di studio. Eccoci. Vabbè. Okay. Non si può. Io non ci vedo, ragazzi. Devo fare. È una certa età. Non ci vedo. Io. Non ci vedo. Vero, poi posso parlare, che sono più grande, prego. Forse di tutti. Buongiorno. Allora, io sono Maria Antonietta Casadei e, come vi ha detto il professor Mai, sono il presidente del corso di chimica e tecnologia farmaceutiche, che noi chiamiamo appunto CTF per brevità. E il corso, si va avanti? Vediamo un attimo se andiamo avanti. Con questo è meglio. Non è immediato, ma ce la faremo. È un corso quinquennale, quindi come farmacia si articola in 5 anni, alla fine dei quali noi otteniamo una laurea riconosciuta a livello europeo, che ci permette di iscriverci sia all'ordine dei farmacisti, come vi ha spiegato la professoressa Biava, che all'ordine dei chimici. Va bene? Perché noi, diciamo, a tutti gli effetti siamo un po' più i chimici della zona.
E non mi sto a dilungare su come si articola il corso di laurea, ma cercherò di darvi qualche spunto per farvi capire le differenze tra CTF e farmacia. C'è una piccola iniziale differenza, che è, diciamo, sostanziale, che la frequenza dei corsi di CTF non è obbligatoria. Cioè, mentre i laboratori didattici hanno una frequenza assolutamente obbligatoria, voi potete anche non seguire i corsi, ma questo chiaramente vi viene sconsigliato, specialmente dai docenti. Siete liberi anche però di non seguire i corsi e studiare da voi, ma ovviamente questo è un po' a vostro rischio. Diciamo che è una scelta consapevole che dovreste fare proprio perché effettivamente per affrontare bene il corso con queste, diciamo, questa serie di esami molto complessi, secondo noi la frequenza deve essere però molto raccomandata. Altra cosa, quindi non sto qui a parlarvi di tutta la suddivisione, ma soltanto abbiamo detto delle differenze, per cui la prima differenza la vediamo qua in questa slide, dove sono presenti gli esami obbligatori, che sono anche in questo caso sia di base che caratterizzanti, ma come vedete nel settore chimico ci sono un numero di esami sicuramente prevalente, vedete che è tutto un po' più sbilanciato verso il chimico, verso la tecnologia. Quindi è ovvio che a questo tipo di studi voi dovete arrivare se effettivamente siete interessati alla parte chimica, alla parte tecnologica. E a parte questo, ci sono tre esami a scelta nel corso di CTF. C'è una vasta possibilità di scelta tra gli insegnamenti dell'area tecnologica, che sono questi che vedete nella slide, e poi molti insegnamenti complementari sui quali non mi vado a dilungare, ma a quelle quali appartengono praticamente a tutti i settori scientifico-disciplinari del corso. Perché, come avete ben capito, il corso è un corso in cui sono presenti tanti settori scientifico-disciplinari, anche se appunto la fanno un po' da padrona, diciamo, quelli dell'area chimica. Allora, anche noi abbiamo attivato un percorso di eccellenza, siamo al terzo anno, i primi nostri eccellenti si sono già laureati. Come vi ha detto la professoressa Carafa, è possibile applicare al quarto anno a questo bando che esce ogni anno per aver modo di approfondire alcune tematiche che sono presenti nel corso e quindi arrivare a qualcosa in più. C'è anche una piccola borsa di studio finale, diciamo che c'è anche un piccolo quantitativo di soldi che vengono dati a chi riesce a terminare il percorso d'eccellenza. La prova finale, nel caso di CTF, è obbligatoriamente una tesi sperimentale. Questa è una differenziazione importante con il corso di farmacia, perché la tesi sperimentale, vedete, ha un peso maggiore, 30 CFU, a fronte dei 14 di farmacia, e documenta un lavoro sperimentale svolto dallo studente individualmente in un laboratorio e sotto la guida di un docente tutor a vostra scelta. La tesi sperimentale, come vi ha detto anche la professoressa Carafa, si può svolgere sia nei laboratori dell'Ateneo che in altri laboratori, per esempio nella Comunità Europea, sotto, diciamo, con l'aiuto del progetto Erasmus+, ma anche presso altri enti di ricerca e anche aziende del settore farmaceutico. E diciamo che il corso di Latina, che è nato 3 anni fa, parte proprio dall'esigenza di avere un rapporto più stretto con le aziende farmaceutiche, che nel Basso Lazio rappresentano una realtà industriale importante. Vedete che ci sono 60 aziende farmaceutiche e che il Lazio è secondo, per quello che riguarda gli investimenti e l'occupazione in ambito farmaceutico, soltanto alla Lombardia. Quindi siamo una realtà industriale importante e proprio per questo motivo le aziende hanno spinto, diciamo, Sapienza ad aprire una sede a Latina e che appunto diciamo è nata nel polo pontino di Sapienza. Ora, che cosa ci dice, che cosa ci dà il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutica? Ci permette di conoscere il farmaco a 360 gradi e quindi di lavorare nell'ambito dell'industria farmaceutica e non solo, però, vediamo. Perché quello che ci dà il nostro corso è proprio un'ottima padronanza di un metodo di indagine e di ricerca
E questo chiaramente lo possiamo quindi applicare un po' in tutti gli ambiti, anche in ambiti che non sono strettamente farmaceutici, perché come avete visto possiamo anche iscriverci all'ordine dei chimici, quindi possiamo lavorare anche in ambito di laboratori chimici, ok? Però le nostre conoscenze multidisciplinari sicuramente ci indirizzano più verso il farmaco e in modo particolare verso la conoscenza delle leggi che regolano a livello comunitario proprio la circolazione di questi prodotti così importanti che sono i prodotti per la salute e per il benessere. Quindi possiamo lavorare ovviamente e abbiamo le competenze per lavorare presso il settore sanitario, ma naturalmente siamo indirizzati anche verso la ricerca. Conoscere l'inglese ci permette di, per esempio, di arrivare alla letteratura scientifica che è la base della ricerca. Ma naturalmente anche la base di qualsiasi altro tipo di lavoro, nell'industria, come abbiamo detto, negli altri laboratori e anche presso le farmacie. Quindi, non ultimo, noi possiamo chiaramente lavorare anche, come abbiamo detto, in farmacia. La condizione occupazionale in questo momento è ottima. Questi sono i dati di Alma Laurea, dell'ultimo rilasciati a gennaio. Ci dicono che più del 90% dei laureati in CTF hanno trovato un'occupazione nel primo anno dopo la laurea. Quindi un numero veramente importante, significativo. Oppure hanno magari continuato i loro studi applicando per un dottorato di ricerca. Il dottorato di ricerca è il livello più elevato di studio universitario che ci permette di sviluppare delle competenze che saranno poi la base per un'attività di ricerca di alta qualificazione, come quella che si svolge anche in Sapienza. E verso che cosa è rivolta la ricerca? Ma sicuramente verso lo studio e la sintesi di farmaci sempre più mirati, sempre più personalizzati e, oltretutto, aiutati dalle moderne tecnologie, possiamo effettivamente costruire dei farmaci che riescono a raggiungere un bersaglio, come quello che diceva Paul Ehrlich 100 anni fa. E questo lo sapete, lo sanno un po' tutti, perché la nanomedicina adesso è assurta agli onori della cronaca, perché no, il vaccino anti-Covid in effetti ha un carrier, un nanocarrier lipidico, e quindi che lo rende efficace, o almeno speriamo. E dopodiché anche le ultime frontiere della ricerca in campo tecnologico riguardano l'ingegneria tessutale, cioè la ricostruzione di tessuti. E questo naturalmente aiutati dal fatto che esistono delle stampanti 3D che ci permettono addirittura di ricostruire degli organi. Quindi, cosa vi devo dire io? Due cose per finire. L'iscrizione è a numero programmato, 200 a Roma, 50 posti a Latina. Dovete andare sul sito di Sapienza e digitare chimica e tecnologia farmaceutiche e troverete tutto il bando che vi permetterà di capire inizialmente che dovete affrontare una specie di prova di valutazione che è il TOLC-F e poi naturalmente entrare nella selezione per potervi immatricolare. Se non avete capito o se volete ulteriori chiarificazioni su quello che vi ho raccontato, ricordatevi questi tre nomi. Allora, Federica Tango, che è la nostra preziosissima segretaria didattica, Daniela Secci, che è la professoressa che si occupa di Latina, e naturalmente il mio nome è un po' complicato, Maria Antonietta Casadei, che sono il presidente di CTF e che vi aspetto, sperando numerosi vogliate iscrivervi al nostro corso. Grazie dell'attenzione. Ringraziamo la professoressa Casadei per questa presentazione carrellata sul corso di CTF. Soltanto una piccola cosa: ha parlato di una piccola gratificazione per il percorso d'eccellenza. In realtà vi viene rimborsato l'ultimo anno di tasse, che non è tanto piccola secondo me. Io adesso non voglio fare il venale, ma insomma è una ricompensa al merito piuttosto importante, oltre al fatto che nel curriculum rimane il gold medal, cioè rimane che voi avete fatto, siete riusciti ad entrare nella qualifica di studente eccellente. Quindi
Allora, finiti i due pilastri fondamentali, finora abbiamo tirato su 5 anni tutti insieme, sia da una parte che dall'altra, cominciamo le triennali. Quindi un corso chiaramente differente, impegni differenti, modulatività differente, perché il triennale può finire lì o può essere anche accompagnato dal più due. Tutto questo ve lo comincia a raccontare il professor Matricardi, presidente della prima triennale di cui parliamo, Scienze Farmaceutiche Applicate. Okay. Okay. Grazie. Devo dire che è emozionante togliersi la mascherina dopo tanti anni, come diceva la collega. Ed è emozionante anche ritrovarsi di fronte a un'aula piena di studenti, l'abbiamo già fatto ma in versione più ridotta ovviamente durante i nostri corsi. Buongiorno a tutti, io sono Pietro Matricardi, sono il presidente di Scienze Farmaceutiche Applicate, la prima triennale di cui si parlerà oggi. Triennale significa meno anni per arrivare a un titolo intermedio che è quello comunque di dottore, quindi è una laurea vera e propria, poi ci sarà, nel caso del più due, ci sarà una laurea specialistica. Tutte le informazioni che dirò, che vi darò oggi, ma molte di più le trovate ovviamente sul sito internet del corso di laurea, Scienze Farmaceutiche Applicate per l'appunto, su Universitali e così via. Quindi cercherò di darvi più che altro il senso di questa triennale, cioè a che cosa serve questa triennale, perché nasce questa triennale. Allora, come ben sapete, esistono tante figure nel mondo che riguardano il mondo della salute. Il primo è sicuramente il medico, poi c'è il farmacista, poi c'è il tecnologo farmaceutico che mette in piedi, diciamo, i medicinali, ci sono le professioni sanitarie, l'infermiere, l'ostetrica e così via, e ci sono altre due figure professionali che diciamo sono più o meno note. Una è l'erborista e l'altro è l'informatore scientifico sul farmaco. Sono due figure professionali che tra l'altro sono anche normate da delle leggi, quindi diciamo così, sono non soltanto degli aspetti, come dire, delle persone che esercitano culturalmente un'attività su una base culturale, ma ci sono proprio delle norme che definiscono chi è l'erborista più o meno e chi è l'informatore scientifico sul farmaco. L'informatore mi sembra che più o meno lo abbiate conosciuto tutti, quando tu vai dal medico c'è sempre quell'omino con la valigetta che porta i farmaci e li fa conoscere al medico e tu maledici istintivamente perché ti fa perdere tempo. L'erborista è quello che ha l'erboristeria per strada, ma cerchiamo di capire un po' meglio quali sono queste due figure professionali. L'erborista è quello che raccoglie ai nostri giorni tutta la conoscenza di migliaia di anni che riguarda le piante, i botanicals, quelli che tecnicamente vengono chiamati botanicals. Come sapete, insomma, tutto il mondo dei farmaci nasce fondamentalmente dal mondo vegetale e l'erborista in qualche modo raccoglie questa eredità e la compendia dentro di sé, dentro la sua attività. Ma chiaramente l'erborista è anche quello che conosce non soltanto qual è il botanical giusto per un certo tipo di rimedio, ma conosce anche come si coltiva, qual è il momento della raccolta e così via. E che cosa fa l'erborista fondamentalmente? È colui che mette questa sua conoscenza a disposizione della cittadinanza, dei cittadini, dei clienti che entrano all'interno della sua erboristeria. Questo è quello che ci immaginiamo. D'altra parte l'erborista fa preparazioni utilizzando appunto i botanicals, le piante, ma vende anche prodotti che sono già prodotti commerciali e quindi associa a quel prodotto commerciale anche una competenza e una, diciamo così, una serie di suggerimenti. E qual è la figura dell'erborista che esce poi da questa laurea triennale? Nell'ambito di quelle che vengono chiamate droghe vegetali si occupa della coltivazione, come vedete qua, raccolta, stabilizzazione, conservazione, il controllo qualità, il commercio di questi botanicals, la formulazione di quelli che vengono chiamati prodotti erboristici veri e propri, che sono una cosa un po' complicata da spiegare, ma insomma sono comunque delle miscele a base di botanicals che servono per non tanto curare, ma quanto per sostenere le normali funzioni fisiologiche dell'organismo. E questo è l'erborista. Andiamo a vedere chi è l'informatore scientifico sul farmaco, che non è soltanto quella persona con la valigetta. Il mondo del farmaco è una costellazione di professionalità.
ne abbiamo parlato poco fa, la collega professoressa Casadei vi ha detto chi è il tecnologo farmaceutico che esce da CTF, ce ne sono tantissime, l'informatore scientifico sul farmaco è una delle funzioni, diciamo, che fa da trade union tra l'industria farmaceutica, chi produce i medicinali e chi poi effettivamente li prescrive o li dispensa. E quindi l'informatore scientifico sul farmaco ha una serie di funzioni, che è da una parte quello di incrementare le conoscenze, l'aggiornamento degli operatori sanitari, in particolare dei medici e dei farmacisti, perché, diciamo così, i medici e i farmacisti da qualche parte devono avere le informazioni sui nuovi prodotti che sono a disposizione per trattare le varie patologie, al di là di quello che possono imparare nei convegni, ma il medico di base ai convegni mediamente non ci va e quindi ha bisogno di qualcuno che gli porti le informazioni. Favorisce l'uso corretto del medicinale, informa sulle novità in generale e poi si occupa anche della farmacovigilanza. Queste, diciamo, sono le funzioni principali che fa l'informatore, fermo restando che l'informatore anche all'interno del, diciamo così, del panorama aziendale svolge delle funzioni importanti sempre di più negli ultimi tempi, perché per esempio si occupa dell'e-commerce, si occupa dell'aspetto regolatorio, cioè come un medicinale può essere, diciamo così, autorizzato, come viene autorizzato per entrare sul mercato. Queste sono le due figure professionali che vengono formate all'interno del corso di laurea in scienze farmaceutiche applicate. Quindi ci sono due indirizzi che devono essere scelti sostanzialmente al secondo anno, e appunto tecniche erboristiche e informazione scientifica sul farmaco. Questa formazione ha dei contenuti ovviamente che sono comuni per alcuni aspetti a tutti e due i corsi di laurea, a tutti e due indirizzi, e poi chiaramente c'è una certa speciazione mano a mano che passa il tempo. È ovvio che ci sarà una formazione di base su tutti quelli che sono gli aspetti fondamentali. I nomi che vedete qua sono gli stessi che si trovano anche negli altri corsi di laurea, però il mix, come diceva il professor Mai all'inizio, sarà sicuramente differente in termini di ore, di CFU, di laboratori e così via. Quindi si imparerà un po' di matematica, chimica generale, la biochimica, anatomia, la patologia e così via, questi nomi che vedete scritti qua. Poi ci saranno delle materie fondamentali e caratterizzanti che vanno dalla fitochimica, cioè bisogna conoscere quali sono i principi attivi che sono presenti all'interno delle piante, fino ad arrivare alla ricerca e sviluppo, gli aspetti regolatori. Come vedete qua c'è una panoramica molto ampia di nomi che passano attraverso la farmacologia, la tecnologia, cioè tutte le cose che servono per imparare un mestiere, che è quello dell'informatore e quello dell'erborista. Ovviamente ognuno avrà la sua specializzazione. E poi ci sono molte materie di tipo opzionale che consentono, sono fondamentalmente quattro corsi che possono essere scelti dallo studente per completare quella formazione di base che noi riteniamo obbligatoria e che rientrano più o meno in questi ambiti. Quindi dalle biotecnologie alle microbiologia medica, l'economia aziendale, perché ovviamente anche questo è un aspetto fondamentale. C'è un tirocinio, per fare questo tirocinio abbiamo fatto delle convenzioni tra l'altro con alcuni organismi, ci sarà ovviamente una tesi di laurea esattamente come gli altri corsi di laurea, e poi giusto qualche indicazione pratica che è importante vorrei sottolineare subito, innanzitutto che la frequenza non è obbligatoria, assolutamente facoltativa, non ci sono propedeuticità tra i vari corsi, gli esami sono sia scritti che orali, c'è una forte tendenza al tutorato, appunto come ci spiegava la professoressa Biava all'inizio, e per aiutare gli studenti abbiamo, diciamo, implementato una sezione di e-learning dove tutti i docenti mettono tutte le informazioni, questo per facilitare il colloquio tra docenti e studenti. Mobilità Erasmus, che inizialmente negli anni scorsi insomma era un po' carente, e invece stiamo cercando di implementare, perché pur essendo una triennale riteniamo che la mobilità Erasmus sia importante per la vostra crescita professionale e umana, ovviamente. E poi un'ultimissima cosa per chiudere, il più 2, quello che noi chiamiamo tecnicamente il più 2, cioè terminata la triennale che faccio? O vado a lavorare e faccio l'informatore, o vado a lavorare e faccio l'erborista, oppure posso anche scegliere nel panorama dei corsi Sapienza alcune lauree magistrali, cioè il biennio successivo per arrivare appunto alla laurea magistrale,
o ci sono anche molte opportunità in giro per l'Italia che ci danno con altri corsi di laurea che noi non abbiamo, che possono essere interessanti. Naturalmente tutte queste informazioni che vi sto dando adesso sono a disposizione perché poi la presentazione sarà pubblica, ma le potete trovare ovviamente sul sito del corso di laurea, le potete chiedere direttamente a me o a tutti coloro che stanno nella lista delle persone di contatto che trovate nella pagina, nella prima pagina web ovviamente del corso di laurea. E con questo io concludo e non posso fare altro che augurarvi una buona scelta per la vostra vita professionale. Ringraziamo il professor Matricardi per l'illustrazione di scienze farmaceutiche applicate, appunto la prima delle nostre triennali, e passiamo al professor Tripodi che ci illustrerà invece l'area biotecnologica, quindi la triennale in biotecnologie e poi una dei più due, una delle magistrali specialistiche che afferiscono alle biotecnologie, biotecnologie mediche in particolare. Allora, buongiorno a tutti. Devo dire che introdurre biotecnologie diventa sempre più facile, è all'onore delle cronache quotidianamente. Oggi su Repubblica, per esempio, c'è un articolo che parla di terapia genica di cellule staminali in finalità antitumorale, vaccino, lo sanno tutti. E ciò non di meno vorrei commentare un po' il quadro generale dell'area biotecnologica, che come ovvio vuol dire passare da un sapere a un saper fare. Quest'area è caratterizzata di essere molto recente, in forte espansione e riguarda molti diversi campi. Ora, sul molto recente forse abbiamo un criterio di soggettività. Quello che voglio dire è che quando ho cominciato studi di biologia molecolare era come studiare astronomia per molti anni, ovvero sia l'ignoto ma senza finalità di utilizzo. Tutto è cambiato nel corso della mia vita, mi rendo conto che 30 anni alla mia età sembra molto recente, voi avete una prospettiva diversa, 30 anni magari è un numero congruo di anni. Ma sulla forte espansione invece non ci sono dubbi, tutto quello che sappiamo è in crescita esponenziale e il paradosso è che alla fine della laurea uno quasi deve ricominciare a studiare, anzi leviamo il quasi. Forse qui non si tratta di imparare a nuotare, ma si tratta di nuotare tutta la vita. Questo concetto può mettere l'ansia ad alcuni, può essere invece proprio lo stimolo che fa scegliere questo tipo di settore e la necessità di studiare è proporzionale al tipo di carriera che uno vuole fare. Biotecnologo esecutivo dovrà studiare poco, un biotecnologo invece progettuale dovrà studiare costantemente perché il sapere si espande e quindi l'utilizzo di questo sapere si espande in maniera, ripeto, esponenziale. Quindi, ripeto, alla fine del corso di laurea triennale le informazioni date saranno soggetto al dubbio, sono ancora vere per tutta la nostra vita. Riguarda molti campi, voglio dire che le biotecnologie vanno in direzioni diverse e sto per spiegare questo in funzione di qual è la scelta di Sapienza. Possono andare verso biomedico, farmaceutico oppure in campi come agroalimentare, in campo blu come marino, in campo bioinformatico, eccetera. Qual è la scelta che ha fatto Sapienza? Scelta peculiare perché in Italia le varie università non hanno un core curriculum, non hanno un minimo comune denominatore sulle biotecnologie, fanno scelte diverse. Le nostre scelte sono essenzialmente di avere due corsi triennali, io vi parlo di biotecnologia e bioinformatics viene raccontata subito dopo, quindi diciamo rosse e oro come vengono definite su Wikipedia, che hanno come prospettiva forte il prosecuzione degli studi in ambito di biennale e anche qui abbiamo quattro diverse scelte e io vi racconto biotecnologie mediche. Su biochemistry ci sarà un intervento che seguirà il mio e le altre però le voglio menzionare, comprendono biotecnologie farmaceutiche in linea con quanto detto finora e anche però di comunicazione scientifica e biomedica come
laurea specialistica. Quali sono gli obiettivi formativi del triennio? Cominciamo al triennio. Essenzialmente, come qui scritto, ruoli intermedi di responsabilità di biotecnologo prevedono l'adeguata preparazione in discipline di biologia, conoscenze approfondite di sapere e saper fare, quindi anche tecnologie, che però includono anche conoscenze delle normative legate alla brevettazione e alle problematiche bioetiche. Questo proposito è articolato in vari corsi che non illustro perché sono sicuro che voi col vostro tempo avete modo di studiarle, fatevelo ognuno per voi, che però come vedete includono discipline di base ma anche specifici corsi sugli argomenti che vi ho dato. Quindi un triennio propedeutico a che cosa? Essenzialmente, prima fatemi dire una parola, il numero di accesso è limitato a 127, si fa col Talk B. Perché numero accesso limitato? Questa è una scelta, secondo me, coerente sia nella necessità di dare adeguata supporto agli studenti, un eccessivo numero non lo permetterebbe, sia però rispecchia anche ciò che il mercato del lavoro si aspetta. Può assorbire ragionevolmente. Quindi molti criticano il numero chiuso, qui è la mia spiegazione, vuole supportare il numero chiuso, nel senso lavoriamo per voi, chi entra in pochi è tutelato nel percorso e nella prospettiva di lavoro dopo. Gli sbocchi occupazionali del triennio sono vari, ripeto però è una figura di biotecnologo intermedia e la prospettiva più coerente è far seguito alla laurea triennale una delle lauree invece biennali che Sapienza propone. Quali sono le lauree biennali? Di nuovo, biotecnologie mediche, ora la vado a raccontare, biochemistry viene raccontata specificamente. Sapienza prepara il triennio per concedere, facilitare l'accesso a questi biennali. Si può anche però tornare a biologia, per esempio, e finire la specialistica in biologia. Quindi c'è un percorso programmato che viene facilitato dal lavoro di Carlo Presutti, che è il vicepresidente del corso di laurea, e da Maria Carbone, che è un'efficientissima supporto di segreteria didattica. Cosa vuol dire proseguire biennio? Io vi parlo di nuovo solo di biotecnologie mediche per enfatizzare ancora quanto detto sulla interdisciplinarità. Biotecnologia medica ha un primo anno comune e poi un secondo anno che invece diversifica a secondo se uno sceglie un settore biomolecolare, specialità mediche, finalizzate specialità mediche, oppure un settore bioingegneristico con finalità chirurgiche. Quindi qui l'interdisciplinarità si avvale anche di un sapere da ingegnere. Una serie di docenti provengono dalla facoltà di ingegneria. E questo è diviso dal biennio che di nuovo non illustro nel dettaglio, però vedete la differenza nel secondo anno dei due curriculum che distingue i due settori. Biomedico o bioingegneristico. Quindi si cerca di preparare il futuro lavorando sull'ignoto anche in termini di device, di strumenti che possono essere sviluppati di supporto alla chirurgia. Quali sono gli sbocchi occupazionali di questo secondo livello? Sono tutti i laboratori italiani sia universitari che privati, sono l'industria e devo dire che nel Lazio di nuovo alcune realtà industriali di biotecnologie hanno avuto storia più o meno fortunata, reitera, l'avrete sentita in relazione col vaccino eccetera, quindi esiste un crescente domanda industriale e poi strutture del sistema sanitario come gli RCCS laddove la ricerca biomedica viene sviluppata e affiancata con finalità traslazionali di ricerca di cura, diciamo in questi termini. Oltre a questo ci sono una serie di altri sbocchi che qui vedete elencati. Esiste di nuovo un terzo livello
che è il dottorato di ricerca essenzialmente, ma anche specializzazioni e master, che è necessario per coloro i quali hanno intenzione di diventare biotecnologi creativi, andare veramente a lavorare in proprio su frontiere a tutt'oggi sconosciute. E Sapienza ha molti dottorati che accolgono laureati in biotecnologie mediche. Le modalità di accesso di nuovo hanno un numero limitato, 80 posti, che possono avvalersi del sapere di biotecnologie laurea triennale, ma anche percorsi alternativi sono possibili. E devo dire che il corso di biotecnologie mediche che presiedo è attrattivo rispetto a molte altre sedi in Italia. Il nostro problema è avere richieste di parecchie persone che vengono da altri atenei. I contatti di nuovo sono essenzialmente la splendida Oriana D'Angelo come segreteria amministrativa e didattica e il sottoscritto se avete dubbi. Quindi sostanzialmente chi vuole sudare tutta la vita è atteso in un corso di biotecnologie. Ringraziamo il professor Tripodi per questa mega carrellata sull'area biotecnologica, ma rimaniamo ancora in area biotecnologica con un'altra laurea triennale, ma particolare, sempre se riesco, eccola qua, particolare, il professor Pagliardini ci presenta il corso di laurea triennale in Bioinformatics totalmente erogato in inglese. Prego. Allora, buongiorno a tutti. Io sono il professor Alessandro Pagliardini e sono il vicepresidente di questo corso di laurea, il corso di laurea triennale completamente in inglese di Bioinformatics. Una laurea veramente unica nel panorama non solo della Sapienza ma nel panorama italiano per tutta una serie di attributi di cui vorrei parlarvi, che vi vorrei appunto illustrare nel tempo che abbiamo a disposizione. Allora, prima di tutto vorrei introdurvi al mondo della bioinformatica, perché la bioinformatica è una disciplina relativamente recente e quindi può, diciamo, non essere ovvio a tutti il contenuto di questa materia. Allora, la bioinformatica fondamentalmente si occupa dello studio di quello che possiamo definire il manuale di istruzioni della vita. Quindi si occupa fondamentalmente di studiare e di capire l'informazione contenuta all'interno del nostro codice genetico è capace di plasmare, di strutturare la materia biologica in tutte quelle che sono le forme e le funzioni che popolano e hanno popolato questo pianeta. Quindi veramente un obiettivo assolutamente complesso, e questa complessità, diciamo, è in qualche modo riflessa dalle competenze che sono richieste al bioinformatico e che sono altamente multidisciplinari. Chi si occupa di bioinformatica e chi segue il corso triennale di Bioinformatics riceve una formazione da una parte nelle materie proprie dell'ambito biomedico, quindi chimica, biochimica, biologia, fisica e così via, e dall'altra una forte formazione, una preparazione in discipline di tipo più informatico, quindi la matematica, la statistica e in particolar modo il problem solving e il computer science. Queste competenze sono principalmente utilizzate in tre ambiti, in tre livelli principali della bioinformatica. Il primo livello è quello di raccogliere i dati che provengono di solito dai laboratori, dal lavoro sperimentale nelle più diverse discipline dell'ambito biomedico e di organizzare questi dati per renderli fruibili alla comunità scientifica sotto forma principalmente di banche dati. La fruizione di questi dati ovviamente è resa possibile anche attraverso l'utilizzo
di software, di programmi e di algoritmi sviluppati ad hoc per estrapolare informazione dal dato grezzo, e di questo anche si occupa ovviamente il bioinformatico. Infine, un terzo settore proprio della bioinformatica è l'utilizzo di questi software, non solo la loro creazione ma anche il loro utilizzo, per effettuare diciamo scoperte in ambito biomedico. Io stesso da bioinformatico, vi riporto la mia esperienza, e mi occupo di creazione di software per il disegno di farmaci e poi dell'applicazione di questi software proprio per disegnare razionalmente farmaci contro le più diverse patologie. Non è questo ovviamente l'unico, diciamo, vi riporto in questa slide solo alcune delle applicazioni che è possibile utilizzare in ambito bioinformatico, quindi come appunto già ho menzionato la creazione di banche dati, ma anche analisi di tipo evolutivo e filogenetico, studio di, a livello di biologia strutturale, quindi lo studio della struttura tridimensionale delle proteine o del disegno di farmaci. Un ambito sul quale voglio, diciamo, soffermarmi un secondo è quello dell'intelligenza artificiale, del cosiddetto machine learning, che sta veramente rivoluzionando il mondo della biologia, e questo soprattutto grazie all'apporto della bioinformatica. Solo per farvi un esempio, quest'anno grazie alla bioinformatica è stato possibile raggiungere un traguardo importantissimo in ambito biologico, che è quello di predire con accuratezza la struttura tridimensionale delle proteine. Tutto questo appunto è stato reso possibile grazie all'applicazione di queste tecniche di intelligenza artificiale. E, parlando un po' più, diciamo, dell'organizzazione di questo corso di laurea di Bioinformatics, vi dicevo che è un corso abbastanza peculiare, i motivi sono diversi. Prima di tutto è un corso completamente in inglese, ovviamente non vi dovete far spaventare da questo aspetto, perché comunque non è richiesta una conoscenza dell'inglese da madrelingua, ma è sufficiente che voi abbiate un livello almeno, diciamo, B2 di conoscenza dell'inglese. E un'altra peculiarità di questo corso è che è gestito e organizzato grazie a tre facoltà diverse, e questo riflette ancora una volta la multidisciplinarietà di questa materia. Sono la facoltà di farmacia e medicina, quella di ingegneria dell'informazione, informatica e statistica, e quella di scienze matematiche, fisiche e naturali. L'accesso al corso avviene attraverso un ente esterno che è il CISIA, e dovete in pratica effettuare un talk, in questo caso l'English Talk F, dove praticamente ci sono domande che riguardano ovviamente matematica, fisica, biologia e chimica. E un aspetto importante è che non viene richiesto l'attestato di conoscenza della lingua inglese, quindi se voi superate il test Talk F in inglese, automaticamente è come se fosse assodata la vostra conoscenza della lingua. E che cosa si studia a Bioinformatics? Andrò molto velocemente nelle prossime slide, vi volevo solo, diciamo, dare una panoramica delle materie che vengono studiate a Bioinformatics. Quindi, come vedete, fin dal primo semestre del primo anno, accanto alle materie classiche di qualsiasi corso di laurea di carattere scientifico, quindi matematica, fisica, e chimica e biologia, viene subito affiancato lo studio del computer science, quindi dell'informatica, e tentando sempre di integrare e applicare ovviamente l'informatica che si studia ai problemi relativi alla scienza della vita, quindi al mondo biologico. Ovviamente queste materie vengono poi approfondite nel secondo semestre, via via nel secondo anno, dove c'è anche la possibilità ovviamente di introdurre dei corsi opzionali a vostra scelta, a seconda della formazione che volete ricevere dal corso, e questo ovviamente continua anche nel terzo anno, dove, come vedete, accanto ai corsi opzionali, che possono essere mutuati anche da altri corsi di laurea, ci sta il periodo di training all'interno di un laboratorio di bioinformatica.
Un'altra delle caratteristiche più importanti di questo corso di laurea di Bioinformatics è che è probabilmente il corso di laurea all'interno di Sapienza triennale che vi permette di accedere al più vasto numero di corsi di laurea magistrali successivamente dopo i 3 anni, e questo sempre grazie alla formazione veramente molto ampia che ricevete in questi 3 anni. Quindi dopo i 3 anni voi siete dei bioinformatici, quindi vi potete già presentare al mondo del lavoro come bioinformatici, ma se volete approfondire la vostra conoscenza in un determinato ambito, che sia un ambito di carattere medico, che sia di ambito biologico o che sia di ambito più ingegneristico e informatico, come vedete avete la possibilità di iscrivervi veramente a corsi di laurea molto diversi. E ovviamente non solo alla Sapienza ma anche in altri atenei dove potete anche effettuare, diciamo, corsi magistrali ed eventualmente poi successivamente accedere ai dottorati di ricerca. Due parole sulle prospettive occupazionali. Una e mezza. Una parola sulle prospettive occupazionali e poi concludo. E non ho purtroppo dati disponibili perché è un corso di laurea veramente molto recente, il primo anno è stato 4 anni fa, considerate, però vi posso assicurare e penso che i miei colleghi possano confermare che la figura del bioinformatico è sicuramente tra quelle più richieste oggi in ambito lavorativo in campo biomedico, quindi non penso che avrete assoluta difficoltà a trovare lavoro dopo questo corso di laurea. Va bene, questa è la mia mail e spero di vedervi presto nel corso di laurea di Bioinformatics. Grazie. Grazie mille al professor Pagliardini per questa illustrazione di Bioinformatics. E proseguiamo adesso invece per darvi un'idea di un altro più due, cioè di un'altra laurea magistrale specialistica. Il professor Martino Di Salvo vi parlerà della laurea magistrale in biochemistry. Eccola qui, prego. Buongiorno a tutti. Innanzitutto volevo chiedervi quanti di voi sono già immatricolati e quindi sono alla ricerca di una magistrale. Sono tutti quanti triennalisti, quindi diciamo, il mio compito è quello di incuriosirvi per il vostro futuro. Allora, la laurea magistrale in biochemistry è una laurea di recentissima istituzione, è nata lo scorso anno, quindi siamo soltanto al secondo anno. È una laurea interamente in inglese, fa parte della classe di laurea LM9, quindi le biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie, è gestita dal Dipartimento di Scienze Biochimiche di cui faccio parte, è una laurea anche questa interfacoltà e fanno parte sia la facoltà di farmacia e medicina che la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Allora, che cos'è la biochimica? Voi dovete ancora cominciare l'università, quindi forse ancora non lo sapete. La biochimica è una materia di base in tutte le discipline biomediche fondamentalmente, quindi tutte le lauree che sono state descritte hanno sicuramente dei corsi di biochimica. È una disciplina a cavallo fra la chimica e la biologia, come ovviamente dice la parola stessa, che utilizza un rigoroso approccio scientifico basato su una buona conoscenza delle materie di base, insomma, delle materie scientifiche che sono chimica, fisica e matematica. In particolare la biochimica si occupa di tutti gli aspetti delle reazioni chimiche che avvengono negli esseri viventi, quindi il metabolismo cellulare. Si occupa moltissimo delle macromolecole biologiche, quindi proteine, zuccheri, lipidi, acidi nucleici, e soprattutto della loro interazione sia dal punto di vista strutturale che funzionale. E quindi è una materia che è proprio alla base degli aspetti molecolari di moltissime discipline, quindi anche questa, diciamo, questa laurea ha un aspetto multidisciplinare molto forte, quindi discipline che sono la fisiologia, la farmacologia, la microbiologia, la biologia cellulare. Quindi è una materia di base, però con una spiccata propensione alla multidisciplinarietà. La biochimica quindi ha una posizione centrale nella ricerca sia di base, quindi quella che poi insomma, si fa nelle università, ma anche nella ricerca applicata in vari campi che possono essere il campo biomedico, farmaceutico e biotecnologico.
Allora, perché qualche anno fa abbiamo cominciato a pensare all'istituzione di una nuova laurea magistrale in biochemistry, in inglese? In realtà la richiesta ci è arrivata dagli studenti delle nostre lauree triennali in biologia, biotecnologia e chimica fondamentalmente, che volevano approfondire ovviamente le loro conoscenze in biochimica, ma soprattutto volevano seguire proprio un approccio biochimico allo studio della biologia e delle biotecnologie. In realtà questa laurea va a colmare un vuoto nell'offerta formativa italiana e ha un carattere spiccatamente internazionale. Infatti, diciamo, all'estero il profilo professionale del biochemist, del biochimico quindi, è molto ben conosciuto e apprezzato, soprattutto nel mondo accademico e della ricerca in area anglosassone, e un po', diciamo, meno noto invece in ambito nazionale. Quindi, diciamo, abbiamo voluto colmare in qualche modo un vuoto. E ovviamente prima di intraprendere il faticoso cammino dell'apertura di una nuova laurea magistrale, ci siamo informati, abbiamo fatto delle consultazioni con varie industrie ed enti di ricerca e abbiamo visto effettivamente che la figura del laureato in biochimica è di notevole interesse per il mercato del lavoro, sia negli enti di ricerca privati e pubblici, ma anche nell'industria. Quindi siamo andati avanti con l'apertura di questa laurea. Quali sono gli obiettivi formativi? Quindi l'obiettivo è quello di formare dei laureati con un profilo professionale molto versatile, quindi con solide competenze di base a cavallo fra la biologia e la chimica, ma anche con una spiccata propensione alla multidisciplinarità. E questo, diciamo, nel mondo d'oggi è assolutamente fondamentale. Quindi i laureati saranno in grado di affrontare una vastissima gamma di problematiche scientifiche che diventano sempre più complesse in vari ambiti, biomedico, farmaceutico, biotecnologico, ma anche agroindustriale, anche ambientale. I laureati in biochemistry hanno una approfondita conoscenza dei sistemi cellulari dal punto di vista dei meccanismi molecolari che li governano, quindi andando molto nel profondo, e avranno una capacità di applicare metodi chimico-fisici e modelli computazionali, quindi anche la bioinformatica rientra nella laurea magistrale in biochimica, appunto per risolvere delle problematiche scientifiche molto complesse. Il percorso formativo è molto lungo, in questi 8 minuti che ho a disposizione non ve lo posso presentare tutto, anche perché voi, se vorrete fare questa laurea, lo farete fra 3 anni. Volevo solamente focalizzarmi su alcune parti importanti. Dal mondo dell'industria ci è arrivata l'input che è molto importante che gli studenti abbiano una solida conoscenza pratica, quindi che facciano esperimenti, esercitazioni. Quindi a fianco delle esercitazioni che sono presenti in vari corsi abbiamo creato un corso in particolare che si chiama Biochemical Methodologies, in cui gli studenti è un corso abbastanza grande, di 9 CFU, in cui gli studenti stanno praticamente sempre in laboratorio e costruiscono un esperimento insieme con il docente dall'inizio alla fine. Il percorso formativo è complesso da spiegare, dovete andarlo a cercare sul catalogo dei corsi di studi. Se avete ovviamente delle domande potete contattarci direttamente. Quindi vado avanti. Le collaborazioni internazionali sono molto importanti per noi, perché ovviamente abbiamo creato questo corso in inglese per mandare gli studenti anche all'estero a studiare. Non so se lo sapete, ma la Sapienza fa parte di un'alleanza che si chiama CIVIS, di 10 università europee, quindi 9 della comunità europea e una invece inglese, che ha lo scambio, appunto questa alleanza, di promuovere scambi culturali fra docenti e studenti. Okay. E nell'ambito di CIVIS abbiamo già attuato dei percorsi formativi già all'interno del primo anno di vita della nostra laurea magistrale in biochemistry, con dei cicli di seminari online, ovviamente, perché c'erano docenti da tutte queste università europee, su varie tematiche di ricerca, e abbiamo anche attuato delle scuole estive, sta iniziando proprio adesso a Tubinga, una scuola in bioinformatics che è stata anche organizzata dalla Sapienza di Roma. E poi stiamo lavorando per un doppio titolo e addirittura dei titoli multipli, quindi se vi laureate in biochemistry nel futuro, ancora non adesso, voi in realtà vi laureate in più di una università. In realtà è molto avanti già l'agreement con l'università francese di Aix-Marseille,
quindi stiamo veramente andando avanti per il doppio titolo. E in realtà ci siamo anche avvalsi tantissimo del progetto Erasmus Plus, che è quello che permette agli studenti di andare a studiare all'estero. Abbiamo fatto moltissima pubblicità e addirittura un terzo dei nostri studenti stanno per partire in varie università europee per svolgere la loro tesi di laurea appunto all'estero. Hanno scelto l'Università di Stoccolma, un paio di università in Belgio, l'Università di Tubinga e l'Università di Aix-Marseille, quindi siamo molto contenti di questa cosa. Quali saranno gli sbocchi occupazionali? Innanzitutto ruoli di responsabilità nel settore della ricerca e dello sviluppo in vari tipi di industrie, quindi farmaceutica e biomedica fondamentalmente, e anche la ricerca scientifica, quindi sarete in grado di continuare con i dottorati di ricerca. Vi ricordo che in Sapienza c'è proprio un dottorato di ricerca in biochimica, e oltre ad altri dottorati affini come quello della scienza della vita o genetica e biologia molecolare. Ovviamente prospettive occupazionali a livello internazionale, quindi in laboratori di ricerca esteri e aziende multinazionali, proprio perché il corso sarà in inglese. Il lavoro in laboratori di analisi e diagnostica, soprattutto però dal punto di vista dello sviluppo di nuova diagnostica, ok? Una volta che siete laureati in biochemistry potete iscrivervi direttamente all'Ordine Nazionale dei Biologi, per la libera professione, sarete in grado di partecipare ai concorsi pubblici nella sanità pubblica e privata, e poi tutta un'altra serie di sbocchi lavorativi nella consulenza scientifica, nel monitoraggio degli studi clinici, nella divulgazione dell'informazione scientifica. Quindi diciamo gli sbocchi lavorativi sono abbastanza ampi. Il corso è a numero programmato, ci sono 50 posti, 45 posti per gli studenti dell'Unione Europea e 5 posti per gli studenti extra UE. L'accesso avviene attraverso la verifica dei requisiti curriculari e della personale preparazione attraverso un colloquio con una commissione di docenti composti di docenti della laurea magistrale. I requisiti curriculari sono assolti direttamente per i laureati in biologia e biotecnologia, quindi loro possono entrare direttamente nella laurea magistrale. Okay. Invece per esempio i laureati in chimica hanno bisogno di aver sostenuto in particolare alcuni esami del settore bio. È richiesta la conoscenza del livello B2 di inglese, che può essere o certificato oppure viene certificata durante il colloquio di ammissione. È importante ricordarvi, ragazzi, che i candidati possono iscriversi, quindi presentare la domanda anche se ancora laureandi, quindi anche se non avete ancora finito la laurea triennale. Le scadenze per la laurea sono fine gennaio per i laureandi di Sapienza e fine dicembre invece per i laureandi delle altre università. Tutti i dettagli li trovate sul catalogo dei corsi di studio, e mi riferisco soprattutto agli studenti che sono in streaming, perché a voi ancora questa cosa non interessa per il nostro corso. Oppure potete contattarci direttamente agli indirizzi che poi trovate appunto sul catalogo dei corsi di studi. Noi saremo, diciamo, proprio siamo sempre disponibili a qualsiasi tipo di interazione con gli studenti. Vi ringrazio moltissimo e spero di rivederci ormai quando sarete più grandi, però, perché mancano 3 anni. Molte grazie al professor Di Salvo, che comunque va dato un'idea di quello che significa il modulo del 3+2, no? Cosa significa questo più 2, questa laurea specialistica? Un passettino indietro per presentare il nostro neonato, il corso che parte quest'anno, quindi in realtà è tutto nuovo dal 1° ottobre. Per questo un altro corso triennale, ma molto particolare. Se fino adesso abbiamo parlato di multidisciplinarietà, qui siamo proprio alla multidisciplinarietà massima. Quindi intanto grazie a tutti per essere rimasti fino qua, so che vi state stancando, lo vedo, però tenete duro perché vogliamo le domande dopo, ok? Quindi se vi siete preparati, come spero, qualche domanda, curiosità, appena finisce quest'ultima presentazione partirete voi con le domande. Intanto il professor Dante Rotili vi presenta il corso appunto ultimo nato in casa di area farmaceutica e biotecnologica, Molecular Biology, Medicinal Chemistry and Computer Science for Pharmaceutical Applications. Prego. Grazie.
Buongiorno a tutti. Il corso di laurea di nuovissima istituzione in Molecular Biology, Medicinal Chemistry and Computer Science for Pharmaceutical Applications è un corso interfacoltà della durata di 3 anni che verrà erogato interamente in inglese presso la sede di Latina. Prima di entrare nel merito, consentitemi di accennare brevemente qual è l'idea alla base di questo corso. Il grande sviluppo delle tecnologie biomolecolari e informatiche ha posto il processo di drug discovery di fronte ad un cambiamento epocale. Come fortemente suggerito dall'industria farmaceutica, le figure professionali coinvolte in questo processo nel prossimo futuro dovranno possedere una formazione fortemente interdisciplinare incentrata su 3 argomenti e materie fondative. Queste 3 argomenti e materie fondative sono il molecular biology, il medicinal chemistry e l'informatica. Questo corso presenta un impianto fortemente interdisciplinare fondato appunto su questi 3 pilastri e perciò, da quanto ci risulta, ad oggi è il primo in Europa che risponde a questa esigenza formativa. Altro elemento cardine di questo corso, che ne rappresenta un vero e proprio valore aggiunto, è la sua forte vocazione internazionale. Infatti, oltre ad essere erogato chiaramente in lingua inglese, il corso si avvale anche di docenti stranieri e promuove fortemente la mobilità internazionale sia dei docenti che degli studenti attraverso un'ampia gamma di convenzioni dedicate e ambisce proprio a diventare un punto di riferimento internazionale nella formazione biofarmaceutica. L'obiettivo del corso infatti è formare figure professionali che presentino una solida preparazione nella ricerca scientifica sia in ambito biomolecolare che farmaceutico che informatico, in modo tale che queste possano affrontare con successo le sfide del processo di drug discovery moderno. Al termine del percorso formativo, a seconda degli esami a scelta dello studente e del particolare tipo di tirocinio formativo e di tesi di laurea svolta, il laureato potrà essere inquadrato in 2 diversi profili professionali: l'esperto in discipline biomolecolari integrate con l'informatica e l'esperto in discipline chimico-farmaceutiche anch'esse integrate con l'informatica. Oltre a poter accedere a corsi universitari di livello superiore, i nostri laureati potranno trovare poi impiego presso industrie biofarmaceutiche e informatiche, presso enti di ricerca sia pubblici che privati e presso centri ospedalieri. Il corso di laurea si articola in attività formative di base, caratterizzanti, affini ed integrative da scelta dello studente. La frequenza del corso non è obbligatoria, dei corsi, ma è fortemente raccomandata. I 180 CFU necessari per conseguire il titolo sono suddivisi in questo modo. 153 riguardano insegnamenti obbligatori e uguali per tutti gli studenti, 12 riguardano 2 insegnamenti a scelta dello studente. Completano poi il percorso formativo un tirocinio formativo obbligatorio di 3 CFU, una prova di idoneità di Advanced English Skills di 6 CFU e una prova finale di laurea di 6 CFU. Gli insegnamenti obbligatori del corso sono 18 e come potete vedere sono equamente distribuiti tra discipline chimico-farmaceutiche, biomediche e matematico-informatiche. Il percorso formativo del corso di laurea sommariamente è organizzato in questo modo. Nel primo anno viene fornita la preparazione di base nelle discipline chimiche, biologiche, matematiche, fisiche, informatiche e statistiche e completano poi il primo anno i 12 crediti a scelta dello studente. Nel secondo anno vengono fornite conoscenze nelle discipline biomediche e biomolecolari e ulteriori conoscenze in discipline chimiche e informatiche. Nel terzo anno viene completata la formazione informatica e chimico-farmaceutica e offerti ulteriori insegnamenti in discipline biomediche e biomolecolari. Completano poi il terzo anno il tirocinio, la prova conclusiva di inglese e la prova finale di laurea. Questa consiste nella stesura, nella presentazione e discussione in inglese di un lavoro svolto autonomamente dallo studente sotto la guida di un docente tutor. Questa tesi può essere compilativa o sperimentale. In quest'ultimo caso la tesi può essere la continuazione del tirocinio formativo
e può essere svolta presso laboratori di ricerca accademici, industriali o di centri di ricerca pubblici e privati. Adesso per finire rapidamente vi do alcune informazioni di carattere pratico. Qui trovate evidenziato in giallo l'indirizzo della pagina del catalogo dei corsi di studio Sapienza che fa riferimento al corso per l'anno accademico 2022-2023. Qui trovate tutte le informazioni relative al corso. C'è una breve descrizione del corso, c'è la descrizione del percorso formativo, delle modalità di iscrizione e delle modalità di frequenza. Sempre evidenziata in giallo, invece, qui è l'indirizzo della pagina del catalogo dei corsi relativa alla procedura di iscrizione. Questa procedura prevede un processo di selezione, poiché si tratta di un corso ad accesso programmato. Sono disponibili 50 posti per il prossimo anno accademico, di quali 30 riservati a studenti dell'Unione Europea o extracomunitari ma soggiornanti in Italia e 20 riservati a studenti extracomunitari stabilmente residenti all'estero. La procedura di ammissione, di cui trovate tutti i dettagli nel bando che è presente nella pagina citata precedentemente, prevede tre passaggi fondamentali. Il superamento di un test in inglese, che può essere l'English Talk F o il SAT, l'iscrizione alla selezione, che è appena cominciata e il periodo possibile per l'iscrizione va dal 12 luglio al 22 settembre, e poi, a seconda della posizione in graduatoria, l'immatricolazione per i vincitori, che deve necessariamente avvenire dal 4 al 10 ottobre. Grazie mille per l'attenzione e sono chiaramente a disposizione per domande di qualunque tipo. E vi aspettiamo, ovviamente, vi aspettiamo, questo era l'ultimo corso che avevamo in programma di presentarvi, appunto l'ultimo nato in casa di area farmaceutica e biotecnologica, e aspettiamo tutti voi, quindi, nei nostri corsi. Avete visto un'ampia scelta, come riassunto di tutti i corsi dell'area farmaceutica, non abbiamo detto che noi abbiamo avuto l'onore di ospitare in Sapienza la troupe cinematografica di Smetto Quando Voglio. Allora, gli Smetto Quando Voglio siamo noi, però non facciamo smart drugs, ma facciamo farmaci classici, meno classici, innovativi, biotecnologici, per migliorare la medicina personalizzata che si diceva e quindi la salute di tutti noi e delle persone che ci sono vicine. Quindi spero che vi siano interessate le presentazioni dei nostri corsi e domande a voi. In ogni caso, per ogni ulteriore discussione, approfondimenti, il gabbiotto di area farmaceutica e biotecnologica vi aspetta con noi che andremo lì anche e soprattutto i ragazzi che ci sono già e che stanno lì già da 2 giorni a dare appunto tutte le spiegazioni del caso, più copia dei bandi per l'iscrizione ai corsi a numero programmato. Quindi se avete domande, che sono benvenute perché significa che ci siete stati un attimo a sentire, quindi se volete interagire, curiosità, senza nessuna paura, perché gli esami vengono dopo, non è questo l'esame, questa è la presentazione dei corsi. Qualcuno che ci fa una domanda? Vi preghiamo di farci una domanda. No, basta, tutto chiaro, eh? Anche non... Eccola. Strilla. E non ti vergognare. Il microfono non ce l'abbiamo. Professor Tripodi. Se devo dire la mia, no, non c'è una differenza, è un approccio filosofico differente. Io, da presidente di corso dell'Aula, faccio la ricerca di base applicata alla medicina, però insomma è il contesto psicologico che ti fa scegliere una facoltà diversa, ma alla fine sono strettamente in comunicazione gli aspetti. Quindi la mia risposta è no, non c'è differenza. Perlomeno non ci sono impedimenti nel
nello spostarsi. La ricerca in laboratorio la si fa anche con le discipline farmaceutiche, ovviamente. Diversa, perché a quel punto noi facciamo progettazione e sintesi e validazione biologica di nuovi farmaci. Un'altra domanda? Oh, che bello. Vedere queste mani alzate è un piacere, ragazzi. Sempre il professor Tripodi, mi pare. Ambito legale. Fra biotecnologie e ambito legale. Ambito legale. Qualcuno ci aveva nelle diapositive scritto il forense. Tutti gli aspetti di biologia molecolare hanno implicazioni a vari livelli. Scopri un assassino per le tracce del DNA che ha lasciato. Allora, e questo è un aspetto dei mille, perché ci sono implicazioni etiche, bioetiche, di privacy, di eccetera. Quindi si va a esplorare questi settori, le implicazioni e le limitazioni che uno deve considerare, diciamo, in questi termini. Ti basta come risposta? Se invece in ambito medico legale vi servono le analisi chimiche, venite da noi, nell'area farmaceutica. Se volete vedere concentrazioni di droghe varie, per esempio, sì. No? Titolazioni di droghe, nella saliva, nei liquidi biologici, eccetera. L'analisi chimica, quella è roba nostra. Posso intervenire un secondo? Credo che ci sia un master qui in Sapienza in medicina legale. Sì. E immagino che si possa accedere con una laurea magistrale in tutte queste discipline di cui vi abbiamo parlato. Sì, sì, sì. Sì, c'è il master di secondo livello. Sì, 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 c'è il master. C'è prego. Un'altra domanda. È più forte, però. Urla. Allora, sicuramente sì. Sì, perché tu puoi fare il test dura 2 anni, quindi, e poi lo puoi fare anche più volte. Ok? Quindi il talk si può ripetere dopo 1 mese. Ok? Quindi passandolo avrei posto anche le dell'anno accademico 2022-2023-2023-2024. Certo, perché vale praticamente 2 anni. Perché lo puoi rifare più volte? Perché in questo modo praticamente tu puoi prendere il valore più alto che hai preso, che hai... scusa, tanto io ho una voce talmente alta che di solito mi sentono tutti. E, quindi sì, lo puoi provare, se non ti va bene la votazione che hai raggiunto, lo puoi riprovare dopo un mese, va bene? E poi una volta raggiunta la votazione che ti può sembrare idonea per entrare e applicare ai vari corsi di laurea, quello ti dura 2 anni. Okay? Vi invito comunque a leggere sul bando, perché queste cose sono scritte sul bando. Quindi a iscriversi, nella caselletta iscriversi, dopo che dal catalogo degli studi entrate nei vari corsi laurea, c'è il bando e lì c'è scritto tutto, anche relativamente al talk. Infatti volevo intervenire per dirvi questo, che nessuno fa domande, in genere le domande sono molto su questo. Abbiamo cambiato da poco, quindi prima c'era il test, adesso invece siamo praticamente quasi tutti sul talk, solo una laurea magistrale mi pare fa ancora il test scritto. E leggete attentamente lì e se non avete dei dubbi potete rivolgervi alla segreteria amministrativa o magari anche forse, non mi uccidete, ai presidenti di corso per avere delle delucidazioni, perché è molto importante usare bene il talk. Perché come dice lei si può fare prima, si può rifare, perché poi uno sceglie il punteggio dove ha ottenuto il punteggio migliore e con quello partecipa, e alcuni dei nostri corsi di laurea hanno lo stesso talk. Per cui col talk F si partecipa a farmacia, medicina, SPA, a biotecnologia, farmaceutiche no. Abbiamo tutte e due l'English talk F. Loro hanno l'English talk F e quindi i corsi di inglese hanno anche lì il talk comune. Alla farmacia non lo consideriamo, cioè sì, c'è la voce, però non lo consideriamo, per evitare chiaramente che ci siano discriminazioni in questo senso, perché l'inglese chiaramente, ragazzi, in quest'area, qualunque sia farmaceutica, no, bisogna rifarlo.
Però leggete bene sul bando, perché poi i bandi hanno piccole modifiche ogni anno, piccole sfumature, quindi io ho lavorato tantissimo al talk, all'avvento del talk, però l'anno scorso, quindi quest'anno se non ci sono modifiche è uguale e quindi bisogna fare il talk F in italiano. C'era un'altra richiesta? No? Un'altra domanda? Sì, lei. Tutte donne di nuovo, ci risiamo con quello che ho detto all'inizio. Okay. Abbiamo la rettrice donna. Io in realtà volevo sempre fare una domanda relativa al talk, però era sempre una domanda formale. Cioè, se io ho fatto un talk a giugno, ma mi iscrivo adesso a luglio e vorrei rifare un talk invece ad agosto per aumentare il punteggio, il talk che mi vale è quello di agosto, giusto? No, ti vale quello che ha punteggio massimo. Ok, perfetto. Diciamo che da questo punto di vista è intelligente il sistema. Va bene, tiene però, il tuo punteggio massimo. Però prima dell'iscrizione, non ho capito l'iscrizione. Sì, sempre prima dell'iscrizione. In caso mi scrivessi adesso, ma facessi un altro talk. No. Vale il punteggio massimo che hai acquisito al momento dell'iscrizione. Quindi devi aspettare, diciamo, settembre per iscriverti. Sì, infatti. Sì. Fai un altro talk e poi ti iscrivi. Però guardate, è dettagliato tutto nel bando, quindi vi rinvito a è veramente importante questo punto, per questo ci batto, perché l'anno scorso in uno dei nostri corsi di laurea ha pregiudicato proprio l'iscrizione di tantissimi ragazzi, perché non avevano letto bene il bando, quindi leggetelo bene. Copia del bando lo trovate nei gabbiotti. No, sì. Credo che non ci sia stampato, non l'hanno più stampati. Hanno messo soltanto i cosi. Sì. Non li hanno più stampati, quindi dovete scaricarlo da internet, però la professoressa ha veramente ragione, leggetelo con attenzione, non è una cosa semplicissima, ci vuole un po' di tempo, veramente un po' di attenzione, perché è importante. Diciamo che la prima difficoltà dell'università è proprio il bando d'ammissione. È stato anche complicato scriverlo, quindi è stato difficile pure da scrivere, perché ci volevamo mettere tutto e quindi effettivamente non so quanto siamo stati chiari, va bene, però se c'è qualche domanda poi ce la potete venire a fare tranquillamente. Un'altra cosa che vi invito a fare è, qualora faccio l'esempio che mi è più comune, però poi chiedo aiuto anche agli altri docenti degli altri corsi più bio. Allora, qualora facciate il talk per esempio farmacia, non rientraste a farmacia e magari l'avete fatto e vi consiglio di farlo a questo punto, non mi ricordo quanto costi partecipare con il talk. 10 euro, quindi se avete lo stesso talk partecipate per esempio a CTF farmacia e scienze farmaceutiche applicate, perché se il vostro obiettivo è per esempio farmacia ma non rientrate a farmacia, potreste rientrare a CTF. Quindi iscrivervi il primo anno a CTF e poi passare a farmacia, se superate un certo numero di crediti su alcuni esami che sono elencati in bando. Cioè, questo per dirvi che potete rimanere transitoriamente in un altro corso molto affine a quello che avete scelto e passare l'anno successivo, però dovete fare in maniera opportuna agli esami per raggiungere quei crediti che sono riportati sul bando, per non rifare il test, altrimenti vi tocca rifare il test. Anche questo è un punto che abbiamo visto l'anno scorso è sfuggito ad alcuni studenti. Quindi leggete bene, e lo stesso può succedere per esempio scrivendovi a Scienze Farmaceutiche Applicate, che ha un numero di studenti maggiore rispetto sia a farmacia che a CTF, quindi potete fare il primo anno là, alcuni esami là, raggiungere un certo numero di crediti e l'anno successivo passare a, o anche l'anno stesso, perché ci sono gli scorrimenti di graduatoria. Quindi lì contattate anche i presidenti o le segreterie amministrative, è molto importante, perché molti vanno a iscriversi fuori Roma perché pensano di non essere rientrati, invece qualora succedesse questo, chiedete consiglio, perché magari è disagevole andare fuori Roma, se non altro perché dovete spendere soldi per un appartamento, una camera, quello che è. Quindi a volte si rientra, si attendono gli scorrimenti e anche quello è scritto sul bando, quando verranno fatti gli scorrimenti, perché dal momento in cui voi siete vincitori dovete iscrivervi. Chi non si iscrive libera i posti per coloro che stanno in graduatoria nei posti successivi.
Non so se sono stata chiara. Quindi studiatevi il bando e contattate, se avete chiarimenti da chiedere, le segreterie oppure i vostri presidenti, quelli che sono riportati nel catalogo del corso di studi. Gli scorrimenti ci sono ovviamente perché tipicamente i ragazzi fanno più test, anche diversi tra di loro, e magari arrivano in ottime posizioni dappertutto, quindi dopodiché bisogna fare una scelta, non si può fare tutto insieme. Quindi ecco perché ci sono gli scorrimenti, perché qualcuno opta per un corso e lascia libero il posto nell'altro corso, pur essendosi messo in graduatoria ottimale magari nei vari corsi per i quali ha applicato. Quindi questo gioco degli scorrimenti è tipico, è normale e può dar luogo quindi a un grosso aiuto. Quindi aspettate e chiedete consiglio ai presidenti di corsi di laurea per vedere se avete chance, cioè quel posto in graduatoria siete centesimo, non vi scoraggi, o duecentesimo, non vi scoraggi, perché con gli scorrimenti potete salire molto più su. L'anno scorso sono entrati. Sì, infatti avevamo avuto mille sì. Persone iscritte al test, a farmacia sono 300, a CTF sono 200, a SFA sono 480, sono entrati tutti, perché poi molti magari hanno fatto il test di medicina, chi fa il test di medicina spesso lo fa anche da noi, sono andati a medicina quando sono stati chiamati e quindi chiaramente hanno lasciato il posto agli altri. Quindi prima di andare via aspettate, chiedete, perché è molto importante questo per voi, ma chiaramente anche per noi. Un'altra, vai. No, qui se non accetta subito dove è entrato, lei è considerata rinunciataria. Credo che sul bando ci sia scritto e quindi il suo posto viene messo in scorrimento. L'anno scorso? Perché l'anno scorso le date sono state messe in maniera diversa. Non lo so, quest'anno non le conosco, l'anno scorso so che per quanto riguarda noi le avevamo studiate. Noi siamo dopo medicina proprio per evitare questo. Noi siamo dopo medicina in modo che chi vince a medicina ci lascia subito i posti, la studiamo così. Però biotecnologia probabilmente ha seguito un'altra strategia. Anche perché non sono così lontane biotecnologia e medicina, mentre farmacia e medicina sono un pochino più lontane, credo, no? Quindi forse era bene che chi vuole andare a medicina vada tranquillamente, se ritiene, lo preferisce, insomma, e gli altri, insomma, si possono iscrivere a farmacia, perché sennò immaginate che cosa succede nelle segreterie: se voi accettate un posto, poi rinunciate, devono ripartire le graduatorie, cioè c'è anche un problema di organizzazione complicato. L'ultima domanda, chi ce la fa? Basta, se è fatta una certa si va a mangiare. Nessuno, va bene. Grazie. Grazie. Grazie ragazzi.